Andrea, spero tutto bene. Oggi abbiamo da testare un paio di scarpe che ci sono appena arrivate. Te le lancio, ma stai bene? Ma se me lo lanci giusto e non mi devo abbassare, sì, che dopo il lungo faccio un po' di fatica. È pure freddo perché non mi sono riuscito a lasciare che ci sono le docce gelate, ma tutto è bene. Tutto sotto controllo. No, 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 guarda che va a finire di là così. Allora lanci così, vai. Preso al volo alla fine. Open ear. Open ear, procedi pure. Con la storia che non mi vuoi più far scassare le scatole è un casino, lo sai, vero? Hai una missione. Taglia, va. Ah, perché qua c'è l'open ear da tirare. Sì, vai. E sì. Tiro da lì? Tiro da lì. Non era difficile. No, è che non te la volevo scasciare, ma così te l'ho scasciato. Così va bene, va bene. Tac. Tac. Ma le scatole delle scarpe le fanno di colore marroncino? Tutte? Sembrerebbe. Ah no, però scusami, Adidas la fa tipo grigia. Ma di che marchio stiamo parlando? Qua devo... ho citato, l'ho visto mentre l'aprivamo, ho visto che doveva... Non so perché mi è capitato l'occhio. Avrei detto altro, invece è altra. Sì, anche se sembra comunque evoca altri marchi. La sto tocchicciando per capire se l'avrei mai presa, ma mi sembra di no. È una scarpa abbastanza voluminosa, è una scarpa da strada, c'è tanta schiuma, molto alta rispetto alle altre di altra. Oggi continuerò a fare i doppi giochi. Guardala pure. Guarda qua che bella. È bella di brutto per noi. Non so i fanboy di altra come la prenderanno. Io sono solo contento di questa deriva, diciamo. Sto diventando vecchio, apprezzo un sacco le scarpe morbide con tanta schiuma. Sono molto contento che anche loro abbiano fatto una max cushioning. Provale un secondo e poi mi dici un attimo, visto che non ti sei fatto la doccia, dovresti poter correre altre 2 ore in pista, magari un minuto. Questa è una perculata per Luca. Dopo ha detto che ti guarda pure i video, quindi la capirà subito quello che stai perculando. Faccio fatica a piegarmi oggi. No, a me sembrano davvero bellissime queste scarpe, devo essere sincero, sono assolutamente impressionato. Andrea, secondo te quanto è il drop di questa scarpa? No, allora, contando che è casa altra sarà 0, però boh, potrei azzardare un 4/8. Io sento un pochino di dislivello, magari è solo un'idea. Stesso numero o mezzo numero in più? È il tuo numero. Stesso numero allora, perché avevamo detto che altra vestiva stretto, ma boh, secondo me non più, perché questo è il 9,5 e mi sta bene, ho un po' di respiro davanti. Contando che il piede non si muove molto, direi che è stesso numero. Va bene, facciamo 2 minuti di pausa e poi dopo mi dici un po' le caratteristiche di questa scarpa dopo aver corso. Magari fai un paio di giri qua, non ti filmo però. Sì, anche perché potrei correre davvero male. Prima abbiamo fatto 2 mezzi scatti e stavo abbastanza malino. Non siamo andati comunque forte, però ci stiamo riprendendo. No, è che adesso faccio fatica. Durante il lungo va bene, ma adesso riprendere la corsa è un disastro. Ciao! Oh Andrea, sono rimasto davvero sorpreso di queste Via Olympus. Cosa ne pensi dopo aver corso qualche minuto con questa scarpa? Ma devo dire che ne sono rimasto sorpreso anch'io già dall'unboxing. Intanto è molto bella da vedere. Forse un po' davvero esagerata lo stacco del bianco dell'intersuola, però in generale è una scarpa bella, bel colore, anche questo pesco qua è molto bello e una bella tomaia anche da vedere, e diciamo che fondamentalmente hanno ribaltato un po' le leggi in casa di altra, hanno fatto una scarpa la max cushioning che mancava in casa loro. A livello di intersuola come l'hai vista, che sensazione ti ha dato in questa corsetta e la ritieni più reattiva o più morbida? O più protettiva. Vista così di primo acchito avrei detto che era una Clifton, l'idea una Clifton. Secondo me è più vicina a una, come durezza dell'intersuola, ammortizzamento, protezione, più vicina a una Bondi. Sicuramente più veloce di una Bondi perché
ha comunque questa corsa nei avampiedi che ti fa spingere un po' di più, quindi diciamo che è veloce come una Clifton e protettiva come una Bogny. Se devo spiegarla a parole, perché è una scarpa abbastanza particolare, devo dire che mi ricorda molto quelle due scarpe lì, un po' una e un po' l'altra. E a livello di drop, abbiamo visto che comunque è drop zero, ma in realtà comunque sembra molto, come dicevi tu, protettiva. Sono curioso di capire, ma l'ho sempre detto che la storia del drop sul tendine, almeno su di me, non ha creato mai grossi problemi. Sono curioso di sapere su una scarpa così da pesi massimi e da corse lente, se usata per tutta la settimana possa infiammare un po' i tendini, diciamo. Però rimango col dubbio, secondo me no. Inoltre, Andrea, ti chiedo, a livello di battistrada, c'è il battistrada che ci è sempre piaciuto in casa Altra, come l'hai visto sulla pista di atletica? A parte che è un pochino più morbido di altre scarpe di Altra, mi sembra che ci sia molta più gomma dura rispetto a quella morbida. Questa qua bianca è quella morbida, invece quella arancione e nera ce n'è di più rispetto ad altri modelli. Adesso vado un po' a memoria. Guarda come è intagliato il battistrada, direi che andrà benissimo su asfalto sicuro, su pista bianca mi dà l'idea di sì, perché comunque ha due o tre scanalature un po' più importanti che sono quelle che danno più grip sulla pista bianca. Secondo te, ovviamente poi tra un mese faremo la recensione completa, a chi è adatta questa scarpa e a quali ritmi la consiglieresti per queste persone? Ma guarda, ti direi che è una scarpa da corse da sopra i 5, più adatta per chi corre sopra i 5 al chilometro e pesa più di 75 kg, in questo caso anche più di 80 kg. È una scarpa per chi non riesce a trovare una scarpa abbastanza protettiva, però sono dell'idea che secondo me potrebbe dare delle grosse soddisfazioni nelle nostre corse rigeneranti. Anche perché non sembra che pesi particolarmente, almeno a livello di sensazioni. 2,80. Poi metteremo come al solito le scritte, però comunque sia al piede, sia correndo e sia vedendola non sembra molto pesante. Ma no, infatti per quello che ti dico, la voglio provare e te l'ho detto, mi sembra comunque con questa mescola abbastanza durettina possa anche farmi andare un attimino più forte, quindi adesso vediamo quanto la usiamo, un mesetto e poi ci rivediamo. È davvero particolare questa, anche se non arriva alle 1000 views che richiedi, secondo me vale la pena fare il secondo video. In realtà poi non sappiamo quando pubblicheremo questo video, perché questa scarpa in Italia per ora non è ancora uscita, quindi vedremo. Comunque, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.